Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi vi porterò alla scoperta della Yamaha RS502T serie Revstar. Ora vi mostro in linea massima le caratteristiche generali, quelle più importanti. Se volete le caratteristiche tecniche dettagliate, cliccate sul link in descrizione, vi ho messo la scheda tecnica. Allora, corpo in mogano, tastiera palissandro con tasti Jumbo, paletta con logo Yamaha molto carina, le meccaniche sono di serie Yamaha, il back è tutto nero. Abbiamo un bellissimo binding che va intorno a tutto il corpo e arriva fino alla fine della tastiera. Poi i pick up sono il P90. Il ponte fisso molto vintage è un tailpiece, un ponte a coda, molto molto carino. Ecco perché Yamaha RS502T, la T è di tailpiece. Il manico, profilo rounded, tipo le spool, quindi cicciotto ma confortevole. Selettore a tre vie, ponte, tutti e due, e manico. Due potenziometri, volume e tono. C'è una particolarità, qual è? È la funzione dry switch. Push pull al potenziometro del tono. Cosa facciamo? Asciughiamo i pick up dalle frequenze basse, così rendiamo la nostra Revstar un po' più stratiana. Ringrazio come sempre per la disponibilità i ragazzi di Cavalier Quinto Fabio Strumenti Musicali, vi lascio il link in descrizione del loro negozio a Salerno. Non perdiamoci in chiacchiere, ve la voglio far sentire in azione in tutte le combinazioni sonore possibili e immaginabili, comprese quelle in modalità dry switch. Partiamo da dei sound clean, poi crunch e alla fine lead. Thank you.
Il cuore del mio sound deriva tutto dall'HX-Stomp, quindi l'ho utilizzato per simulare amplificatori, fonte di effetti, eccetera, eccetera. Cosa mi ha colpito di questa chitarra? Ragazzi, P90 hanno un sound veramente particolare. Granitico, molto solido, mai scarico, perfetta nei clean, perfetta nei crunch, senti la cremosità sotto alle dita. Come qualità prezzo siamo al top. Yamaha in questo ambito penso tra le prime marche del mondo che presenta prodotti di spessore a prezzi contenuti. Voi dite: Marco, ma qualcosa di negativo ce l'ha questa chitarra? Non è che è qualcosa di negativo, ovviamente non avendo un humbucker al ponte, in contesti un po' più ivi, tipo metal e generi affini, non ha lo stesso equilibrio e la stessa corposità che può avere un humbucker nel distorto. Cioè, insomma, quello è, se vogliamo parlare di cosa negativa. Siamo arrivati alla fine, ragazzi, spero il video vi sia piaciuto, se sì mettete un bel like. Però, cosa molto importante, a te che sei nuovo, che guardi per la prima volta il mio canale, iscriviti per rimanere aggiornato alle prossime uscite video. Ragazzi, seguitemi anche sulla pagina Instagram, vi lascio il link in descrizione, così lì abbiamo un modo molto più veloce per interagire senza filtri, e vi anticipo nelle storie le prossime uscite video con piccoli spoiler di strumentazione, eccetera, eccetera, eccetera. Ciao ragazzi, a presto!